Che abbiamo sul palco Franco Campitelli, Italia in Comune Abruzzo, sindaco di Canzano. Ma il sindaco di Canzano? Arriva. Sta correndo, lo vedo da lontano che corre, arriva direttamente da Canzano. In provincia di Teramo, tra i fondatori di Italia in Comune. Sindaco, lei tra i fondatori di Italia in Comune, una domanda un po'. Ce l'ho nella testa da stamattina, la faccio. Destra e sinistra non esistono più, esistono ancora. Italia in Comune di sinistra e di centro-sinistra. Allora, noi quando ci siamo conosciuti con Alessio, ci siamo conosciuti ad Aosta, in una convention organizzata da Luciano Violante. Questo che vuol dire però? Che la centrodestra e centrosinistra lì non erano stati considerati, erano soltanto idee territoriali. Quindi da questo punto di vista noi siamo una lista civica in tutti i sensi, perché la politica, a parte le idee, deve tornare tra la gente, deve ascoltare quello che la gente necessita. Quindi bisogna innanzitutto poi partire dalle persone. Perché se non si parte dalle persone, si parte con dei preconcetti, alla fine non si riesce a fare quello che è meglio per le persone. Quindi noi quando ci siamo conosciuti abbiamo condiviso una rete di buone pratiche ormai quasi 4 anni fa, e ognuno da ogni comune d'Italia portava queste buone pratiche e le condivideva con gli altri. E questo ha fatto sì che man mano, diciamo, questa idea di destra e sinistra si è un po' andata perdendo, ma sono rimaste quindi le persone. E proprio questo che è la forza di questa Italia in Comune, cioè avere nelle idee la forza trainante. Cosa era pigrizia prima? Adesso effettivamente un progetto che nasce ormai più di quattro anni fa, un'associazione, i sindaci che alzano il telefono, come l'hai risolto quel problema? Nasce tutto così, prima perché non si faceva così? Diciamo che forse non c'era stata l'idea, perché cioè questa cosa oppure forse magari anche qualcosa come per dire: io ho fatto una cosa, magari far condividerla con un altro sembra perdere l'unicità. Invece in questo gruppo c'è stata proprio l'idea di copiare le buone pratiche, perché una pratica che è buona nel mio comune può essere esportata anche negli altri comuni, magari modellata, come diceva prima il presidente, anche territorialmente, perché magari ogni territorio è diverso, quindi possiamo tranquillamente dire: una cosa che funziona da me, migliorata o modificata per un altro territorio va bene. Quindi è stata proprio l'idea, il cambio dell'idea, cioè non vedere le proprie idee come proprie personali, ma condividere. E questa condivisione ha fatto sì che si creasse questa rete di persone, di giovani, di persone più esperte, che mano a mano è cresciuta, e oggi ecco, ci fa trovare qui davanti ad un pubblico importante, ad un pubblico che vuole il cambiamento, vuole che i territori, cioè i sindaci, gli amministratori locali, diano quel cambiamento, quell'innovazione che l'Italia merita e che sia giusta per la nostra Italia. Grazie ancora. Grazie. Io solo un minuto, volevo buttare un tema appunto per la territorialità. Sì. Volevo far presente, diciamo, che l'Abruzzo, come altre regioni limitrofe, sono state colpite da un grande sisma in questo ad agosto 2016. Ecco, diciamo che quello che noi come Abruzzo possiamo dire è che nel 2009 c'è stato il sisma dell'Aquila, nel 2016 c'è stato questo sisma che ha coinvolto più regioni, e leggevo da organi di stampa che in questo patto del governo che hanno fatto la ricostruzione, diciamo, non è trattata. Ecco, da questo punto di vista volevo gettare un'idea, ed è quella che Italia in Comune può essere quella forza che, sentendo ecco, sindaci che hanno subito purtroppo questo dramma, questa situazione critica, e vi dico, ad oggi nel 2016 le pratiche vanno ancora molto a rilento, quindi si vede sia per l'Aquila ma anche e soprattutto per quello del 2016 vanno molto a rilento. Ecco, Italia in Comune si può porre anche come un gruppo che spinga e dia, diciamo, forza alla ricostruzione, perché è giusto che tutte le persone che sono rimaste senza casa escano, diciamo, dalle casette e ritornino nei loro paesi e nei loro territori. Questo è fondamentale, e noi come Italia in Comune possiamo fare questo con le idee di chi purtroppo è passato, diciamo, in questa situazione drammatica.
Ecco, possiamo farci veramente portavoci nei confronti del governo, perché non dobbiamo spegnere le luci sul terremoto dell'Aquila e sul terremoto del centro Italia. Quindi questo ci tenevo a dire. Assolutamente. Grazie, grazie ancora. Grazie, buongiorno a tutti. Sindaco di Canzano, per